la gente si inchinava e pregava al dio Neon che avevano creato, e l'insegna proiettò sull'avvertimento tra le parole che stava delineando. L'insegna disse: le parole dei profeti si trovano scritte sui muri, sulle case, sui balconi, sono scritte nelle fronte delle famiglie e sulle metropolitane e sui muri delle case popolari. Lì troverete la verità. Ed ella sussurrò il suo suono del silenzio. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, till my collar to the cold and damp. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs of voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, an echo in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning, and the words that it was from me, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sound of silence. Serata serva
a uccidere l'indifferenza, l'omertà e non sentire la sofferenza altrui. Cioè, basta aprire gli occhi, si vede, si coglie, si taglia a fette. Questo deve essere per noi un momento molto importante, deve essere un insegnamento. Ognuno di noi deve solo aprire gli occhi. Non ci sono altre parole da dire. Grazie a tutti. Una storia non esiste se non viene raccontata. Diversi anni fa, insieme all'associazione, una delle più importanti secondo me di questa città, abbiamo creato e curato un cortometraggio che parlava di violenza assistita. Abbiamo girato le scuole, abbiamo proiettato anche in provincia di Milano quest'anno, perché volevamo continuare a sensibilizzare. Oggi ci troviamo qua riuniti, ma deve essere l'occasione per non far finta di niente, come diceva Francesca, in qualsiasi occasione. Io faccio l'insegnante, ma anche da cittadino penso che ognuno di noi sappia cogliere i segnali e sappia identificare quando c'è qualcosa che non va. Dobbiamo saper leggere oltre le parole, perché sono sempre una fonte di malintesi. Dobbiamo saper leggere il corpo, perché quello non mente, mai. Un corpo ferito si vede, sempre. Credo che ci fossero i segni per identificare questo grido d'aiuto. Non abbiamo guardato, non siamo stati attenti. E se abbiamo visto, abbiamo taciuto. Le parole che avete sentito sono proprio la traduzione di questo testo, che è stato scelto per rinforzare l'importanza del non silenzio. Il suono del silenzio è terribile, perché vuol dire omertà, vuol dire far finta di niente, vuol dire voltarsi dall'altra parte, dimenticare. È una cosa che si dimentica, si ripete. L'amore non ammette violenza, e questo è indiscutibile, dovrà esserlo sempre. L'invito è a voi, a chiunque oggi sia stato qua, e non solo qua, perché voi dovrete rientrare a casa e comunicare ciò che avete vissuto, perché ciò non solo non debba più accadere, ma bisogna prevenirlo, bisogna preoccuparci. Che vuol dire occuparcene prima che qualcosa accade. Io mi preoccupo di un qualcosa quando ci sto pensando prima che accade. L'8 marzo noi già da diverso tempo, anche insieme a Francesca, abbiamo detto che non c'è nulla da festeggiare, e ci troveremo qua in Piazza Sena insieme ai bambini della 4a B e D di Sera Pertosa per fare un flash mob. Abbiamo fatto anche l'anno scorso e ci ripeteremo ancora di più per lanciare e rinnovare il messaggio che ognuno di noi può essere un vicino di casa, può essere un insegnante, può essere un amico, può essere un fratello, può essere una sorella, può essere qualcuno che può fare la differenza, può essere quella persona che ferma e che interviene prima che avvenga una tragedia. Qualsiasi altra parola è superflua. Voi, con la vostra fisicità, col vostro agire oggi, avete dato segno che la volontà e i fatti sono molto più importanti delle parole. Quelle possono suonare al vento, sempre.
Quindi rientrando a casa pensate cosa potete cogliere da quello che vi circonda. Cosa è importante cogliere da quello che ci circonda. Potremmo salvare, se così facessimo, la vita di una persona. Parla veramente più delle parole, serve più delle parole. Il silenzio è la presenza qui, appunto, di questa comunità, della nostra comunità, che in questo momento è veramente ricca, ma è proprio in questo momento dove ritrovare la consapevolezza e la sua forza, di quello che si diceva prima, cioè quando agire. Dell'agire nelle piccole cose, nelle piccole azioni, nella costruzione perché appunto questi fatti non avvengano, ma non avvengano non solo perché magari si sa cogliere il momento di quando stanno per succedere, ma proprio con un grande sforzo che deve partire dal basso, deve partire dalla scuola, deve partire dalle istituzioni, deve partire da tutti noi, dai singoli cittadini, dalle associazioni educative, che devono veramente preparare i ragazzi giovani di oggi alla cultura del rispetto, alla cultura veramente del rispetto della persona umana, qualunque essa sia il suo genere. Questo io direi che questa sera veramente è un momento nella drammaticità, ecco, un momento però di forza di questa comunità. Che deve reagire e deve prendere questa bruttissima giornata, questa bruttissima